Michela, Chiara, Martina, scusate che si sta allacciando i pattini, e il nostro consigliere, signor Germini Franco, pregherei di venire all'interno della pista. Grazie a tutti i genitori, grazie alle nostre ragazze che si adoperano per realizzare tutto ciò e anche per portare tutti questi meravigliosi atleti alle gare e ai vari campionati italiani che ci aspettano a primavera. Ragazze, unitevi insieme agli altri ragazzi e un grazie per essere stati con noi. Al termine di questa premiazione ci dobbiamo trovare al ristorante Pinocchio, ecco il signor Germini che raggiunge il nostro presidente che ringrazia gli insegnanti. I bambini, per cortesia, avvicinatevi tutti, così passerà Babbo Natale e vi darà un piccolo presente. Vogliamo anche dare un piccolo omaggio ai nostri signori custodi, se gentilmente si avvicinano al centro della pista insieme a tutti i nostri atleti che ci seguono ogni giorno nei nostri allenamenti, e quindi volevamo semplicemente ringraziarvi. Eccolo qua il trio, il nostro trio, signor Antonio, signor Luciano e signor Paolo. Grazie per stare con noi e per darci la possibilità di realizzare tutto questo. Grazie, grazie infinite. Un applauso, signori genitori, a questi custodi. Se non ci fossero loro, noi non potremmo pattinare. Quindi grazie. Adesso forse il signor Babbo Natale, non lo so come vuole comportarsi, ma dovrebbe dare dei piccoli doni. Scusate, ecco Babbo Natale che ringrazia i nostri partecipanti e offre un piccolo dono offerto dalla società. Chiediamo scusa alla pallavolo per aver oltrepassato l'orario, ma era quasi prevedibile. Quindi grazie per averci dato la possibilità di realizzare questo spettacolo fino in fondo. E un augurio per chi non rivediamo in palestra questa settimana, chiaramente di Buon Natale. Di Buon Natale, ci rivediamo, per chi non sarà domani o dopodomani con noi, la prossima settimana. Grazie di aver partecipato e ci troviamo tutti a Ristorante Pinocchio, come abbiamo detto precedentemente. Grazie mille genitori e grazie a voi ragazzi. Comincia a prendere la idea. Quindi prego il signor Bernini di prendere la idea. Ecco qua, arrivano anche i regali. Arrivano anche altri due. Arrivano anche due giovani. Sono i figli di Chiara, la nostra allenatrice. Un applauso a queste allenatrici, se non meritano, no? Io penso che prima di chiudere un bel applauso per loro ci sia tutto. Quindi vi invito tutti ad applaudire le nostre bravissime insegnanti.